Buonasera a tutti. Proviamo a riconnetterci dopo giorni. Salute, Gea. Dopo giorni di pausa. Dopo giorni di una strana Pasqua. Quindi faccio in ritardo tantissimi auguri a tutti voi per la Pasqua che è appena trascorsa, Pasquetta, chiaramente un po' anomala, essendo stati tutti a casa, come è accaduto sia per la Pasqua che per la Pasquetta, e quindi come nei giorni precedenti, e come sempre siamo tutti ancora qui. Ciao Michele, ciao Nello, spero di poter leggere le vostre domande e quindi di dare le risposte che voi mi chiedete. È un modo per fare una chiacchierata con tutti voi. Noi abbiamo fatto i compiti oggi, risistemato una casa che era assolutamente incasinatissima. Abbiamo fatto pranzo sia a Pasqua che a Pasquetta sul terrazzo col sole, Pasquetta un po' meno, e quindi siamo di nuovo nella vita ordinaria di compiti su internet, di varie storie con Gea, mi annoio, cosa faccio? Non so se capita anche con i vostri figli, ma noi diciamo quotidianamente la parola è mi annoio, cosa faccio? Ieri siamo andati sulla terrazza condominiale e Gea correva avanti e dietro come se sembrava un piccolo cavallino messo in libertà. Ho guardato i dati, anche stasera iniziano a scendere, non vedo l'ora che arrivi il 4 maggio, anche se vi devo dire, ciao Salvatore, battaglia, anche se vi devo dire che temo che non ci saranno poi questi cambiamenti e stravolgimenti che ognuno di noi si aspetta, perché quando torneremo al 4 maggio molti torneranno a lavorare, sarà una pseudo vita normale, fin quando non ci sarà purtroppo un vaccino, una cura certa. Temo che la nostra vita sociale, che è quella che forse ci manca di più oltre alla vita lavorativa, sarà continuamente messa a durissima prova. Allora, io sono pronta per le vostre domande. Ditemi soltanto se mi vedete bene, se mi sentite, se è tutto ok, perché ho sempre problemi con la connessione, penso come tutti voi. E quindi posso avere solo un riscontro da voi se funziona questa diretta oppure no, in modo che posso leggere ciò che mi scrivete e rispondervi. Saluto anche te da Cortona. Ciao Gabriele, ciao Massimiliano, anche alla tua bella Calabria. Ciao Massimo, ti sposo. E come ti sposo? Sono già sposata. Sola in questo periodo, perché come sapete mio marito è ministro, quindi non c'è mai, però sono già sposata. Ma tutti i morti che ci dicono sono tutti morti per coronavirus? Sì, sono tutti morti per coronavirus, quelli che danno nei dati della protezione civile. Certo che sono morti per coronavirus. Chiaramente, come sapete, c'è sempre un tema che riguarda i più adulti e quindi più si va, insomma, sopra i 70 anni è più facile che si possa prendere male questo virus, chiaramente. Grazie Cosimo, voce e volto bene. Ok. Francesco mi chiedi perché ci sono tanti decessi. Ma Francesco, nella statistica i decessi riguardano persone adulte. Diciamo il target dai 70 in più sono quelli che muoiono perché ovviamente in condizioni di salute diverse, un po' più gravi spesso per malattie pregresse, ed è purtroppo un virus che ha colpito principalmente la popolazione anziana del nostro paese, principalmente, ma non solo. E chiaramente mi dicono anche dalle statistiche che leggo, ci dicono molti più uomini piuttosto che donne. Gennaro, perché De Luca in campagna non consente la consegna a domicilio?
Mistero dei misteri, mi devo dire, cosa per me incomprensibile dal momento che invece viene consentita Amazon e quindi la consegna dei pacchi di Amazon sì, dei pizzaioli napoletani o campani no. Io sono contraria a questa decisione che ha assunto De Luca e credo che non sia giusto per tutti i campani, perché è l'unico pezzo di popolazione italiana che non riesce a fare la distribuzione del cibo a casa e quindi a guadagnare quel minimo che deriva dalla consegna a domicilio. Federico, non vediamo ancora un centesimo di aiuti economici, questo è molto grave. Questo è molto grave, so che per molti tutti gli aiuti che avevano garantito non sono ancora arrivati e sinceramente non capisco quale sia il problema, perché noi siamo già, come dice Sebastiano, in una specie di gabbia. Però vorremmo stare nella gabbia con uno Stato che ci garantisce, e non riesco a comprendere la ragione per la quale molti aiuti che sono stati garantiti non siano ancora arrivati ai destinatari. Faranno un'altra conferenza stampa? Ce lo diranno? Ce lo dicessero il prima possibile, perché ho letto su un rapporto, non so, guarda se vi vedete la stampa, che il 2020 purtroppo sarà un anno di guerra e di grande perdita del 9% di PIL. Ecco, lo sta dicendo anche Luca in questo momento, l'ho letto anch'io. Avremo meno 9% di PIL nel 2020, esattamente come una guerra. E dobbiamo essere pronti ad affrontare questa guerra. Anche se, resistendo questo anno, e vi assicuro che ho molte preoccupazioni di carattere personale e per tutti voi, il 2021 sarà un anno di boom, perché farà più 4,5, quindi effettivamente proprio come il dopoguerra, un boom economico che risuccede per la prima volta dopo svariati anni, come insomma nel dopoguerra appunto. L'unico fatto è che lo Stato ci deve garantire in questo anno in cui noi saremo chiamati a vivere una guerra di virus, non di armi, ma una guerra devastante da un punto di vista economico, visto che ci sarà almeno 9%. Fabio mi chiedi, anche se Federico, devo dirti, per prima stavo finendo di rispondere a Federico sugli aiuti, che l'INPS comunque ho letto che ha dato oltre 1 milione, quindi non so a quali aiuti ti riferivi, magari specifica così ti posso dare una risposta adeguata. Fabio mi chiede se l'Europa è davvero solidale o ognuno fa da sé. Mi pare che ognuno stia facendo da sé al momento. Vediamo le trattative del governo con l'Europa come vanno. Ho molta sfiducia. Daniele dice che io ho idee diverse con Boccia, non solo sull'Europa, su tutto, devo dire la verità. Però li rispetto, come lui rispetta le mie. E vediamo se l'Europa coglierà questa occasione per fare l'Europa. Altrimenti, adios. Daniele, che ne pensi di Travaglio? Dice di commissariare la Lombardia e il Piemonte. Secondo me solo polemica ideologica. Beh, un Travaglio ogni tanto si sostituisce, diciamo, la politica, la magistratura, i poliziotti. Non sono sempre d'accordo con quello che scrive. Ha fatto per tanto tempo un giornalismo giustizialista, ma anche per certi versi coraggioso, però spesso pensa di potersi sostituire agli altri. Io credo sinceramente che esista la Costituzione, che dà la possibilità ovviamente alle regioni di avere assoluta legislazione su alcune materie, su altre materie a legislazione concorrente con il governo centrale. Se le regioni sono carenti, sono inadempienti, entrano in una condizione di incapacità gestionale, interviene lo Stato che le commissaria nei casi straordinari di emergenza come quello che stiamo vivendo. Ma non mi pare che al momento qualcuno nel governo centrale abbia pensato di commissariare qualcun altro, per cui mi pare uno dei tanti articoli di Travaglio. Michele, la cassa integrazione ancora non viene pagata dopo un mese. Infatti io immaginavo che prima Federico si riferisse alla cassa integrazione, perciò vi ho risposto che era grave che ancora non accadesse, anche se ho sentito che a breve arriverà a tutti. Comunque è una cosa grave, insisto sul fatto che sia una cosa grave. Massimiliano, secondo me l'Italia riparte davvero solo nel 2022 perché c'è sempre la psicosi del virus. Io spero che nel 2021 ci sia il vaccino per questo virus
e che quindi saremo tutti assolutamente posti in garanzia sanitaria. Però diciamo che questa previsione che viene fatta sul 2020 di disperazione meno 9%, 2021 di ripresa più 4%, se è vero al negativo sarà vero pure il positivo. Ce lo auguriamo almeno per il positivo, visto che siamo pronti purtroppo psicologicamente a vivere un anno terribile, questo 2020 veramente terribile. Antonio, oggi sono andato in banca per bloccare il mutuo e non me lo bloccano, come devo fare? E beh, questo non so perché non te lo bloccano, non è possibile. In banca bisogna, è un provvedimento previsto, mentre sul pagamento del trimestre IVA sarei pronta a fare una discussione col governo e anche con voi. Io sono una partita IVA. Ho dovuto fare il paragone fra marzo 2019 e marzo 2020. Se io avessi fatturato, per fortuna no, più del 33% dell'anno scorso, io dovevo versare l'IVA e quindi non c'era effettivamente uno slittamento. Dipende appunto da quanto uno fattura, se slitta o meno il pagamento del primo trimestre. Comunque, diciamo che la banca è tenuta a effettuare lo slittamento del mutuo perché è un provvedimento espresso che consente a chi è in difficoltà di chiedere lo slittamento della rata. Per cui non so a quale banca fai riferimento, non so cosa sia successo, cosa ti ha detto. Magari se mi scrivi in privato posso aiutarti nel mio piccolo a cercare una motivazione e anche a darti qualche consiglio su come agire. Lorenzo, Nunzia, cosa succede se il virus non passa? Beh, io credo che in questo momento ci sia una forte discussione fra il governo e i cosiddetti virologi, che diciamo sono questa categoria che adesso a cui noi ci stiamo affidando e io mi voglio affidare, scienziati, virologi, speriamo soltanto, insomma, che non si mettano a battibeccare fra di loro e che trovino una soluzione adatta a tutti, perché abbiamo visto che probabilmente, cioè ci sono tanti punti interrogativi. Il virus, quando il 4 maggio usciremo, potrebbe assolutamente ricontagiarci? Forse. Dura più di 30 giorni? Pare di sì. Pare che non sono più i 15 giorni previsti in precedenza. Per cui i punti interrogativi sul nostro ritorno alla vita normale sono ancora tantissimi. Per cui se dovesse il virus non smettere, avremo un grande problema. Ecco, forse anche perché si immagina che saranno 2020 di perdite. Speriamo di no, ovviamente. Preghiamo che ciò non accada. Giuseppe, quanti morti nelle case di cura? Sì, troppi. Troppi, case di cure, case per anziani, visto che diverse procure stanno aprendo delle indagini, è molto grave. Andrebbe fatta una seria riflessione quando finirà questa emergenza sulla differenza fra la sanità pubblica e la sanità privata. Regioni dove hanno investito molto nella sanità privata non si sono trovate attrezzate su questa emergenza, devo dire, e abbiamo visto parecchi problemi. Poi, malati che vanno nelle case per anziani, nelle case di cura che non sono adeguate per il Covid, hanno determinato un disastro per il quale, come sapete, sta indagando la magistratura, in questo caso giustamente, perché con la vita delle persone non si gioca mai e non si può essere superficiali. No, Anna, Nunzia, nella prossima legislatura ti devi candidare con il centrodestra di nuovo. Cara Anna, centrodestra, non c'è dubbio, nel senso che io ero e sono di centrodestra, vedremo nella prossima legislatura cosa accadrà e verso quali cambiamenti andrò. Se rinuncio alla politica e mi do definitivamente alla televisione, oppure se torno in politica e quindi rinuncio alla televisione. Decideremo. Ora mettiamo in salvo la pellaccia e poi mi occuperò di tutto. La cosa è certa che io non smetterò mai di pensare che il bene comune sia per me una missione, e questo penso che io lo posso fare tanto in televisione attraverso il giornalismo, tanto attraverso la politica, che è chiaramente lo strumento più veloce per farlo. Sandrino, la fase 2 quando inizia? Dovrebbe iniziare dopo il 4 maggio, ma vedremo come sarà questa fase 2, perché a me, come vi dicevo precedentemente rispondendo, non è molto chiara la fase 2 e soprattutto non mi sono chiari, forse nemmeno a loro, i pericoli della fase 2 e a cosa ci porterà questa fase. Max, quando saremo in grado di distribuire mascherine gratuite a tutti? Io mi auguro subito, cioè mi auguro presto, mi auguro che la Protezione Civile, che Arcuri, compri tutte queste maledette mascherine,
e che attraverso le farmacie, i medici di base, i comuni, insomma, i luoghi più accessibili a noi cittadini siano date gratuitamente a tutti, visto che saranno obbligatorie per tornare a vivere nel nostro paese regolarmente o semi-regolarmente. Penso che sia giusto e sia dovuto, poiché stiamo affrontando una fase, ragazzi, completamente nuova, dove ci dobbiamo abituare a vivere in una maniera assolutamente diversa per un anno. E spero che saremo pronti e attrezzati per fare tutto questo psicologicamente, ma anche con uno Stato che risponde alle esigenze dei cittadini che sono in difficoltà. Massimiliano, secondo te è meglio aprire tutto e mandare le persone a lavorare con guanti e mascherine obbligatorie? Non tutto il necessario, perché fino a quando non avremo quelle risposte che ci consentono di dire che siamo fuori, rischiamo di aprire tutto e poi di riandare in quarantena. Questa è la mia paura. Perché se il virus su molte persone, come abbiamo visto da tante dichiarazioni e testimonianze, dura più di 30 giorni, il rischio che poi ci si rinfetti tutti e saremmo di nuovo tutti costretti a tornare in quarantena c'è. Quindi io sarei cauta, graduale, per fascia d'età, per esigenze lavorative. Chi può continuare a fare smart working lo fa, chi può essere garantito con la cassa integrazione continua ad essere garantito. Dobbiamo, secondo me, essere ancora un po' cauti. Non è che domani mattina ci svegliamo perché i dati li leggiamo tutti e riapriamo tutti e facciamo i pazzi, andiamo al mare a fare aperitivi, in vacanza. Sarà tutto molto graduale. E lo deve essere perché comunque è in discussione e a rischio la salute di ognuno di noi e quindi anche il nostro paese, sia da un punto di vista sanitario che chiaramente economico. Corrado, ho partita IVA e sono sicuro che i beni verranno fatti bonifici. Sei sicuro che verranno fatti bonifici? Spero. A chi ha fatto la richiesta di 600 euro, lo spero. Per chi non li ha ancora avuti, onestamente. Penso che sia il minimo, visto che le partite IVA erano rovinate, pagavano tante tasse, avevano tante scadenze, nessuna garanzia e peggio staranno, ahimè, nel futuro, secondo me. Io sono una partita IVA da sempre, tranne la fase che ho fatto politica, perché ho fatto l'avvocato, poi la ricerca universitaria, non ne parliamo proprio. Adesso sono a partita IVA nel mondo dello spettacolo, per cui so quello che vivete, sia ogni volta bisogna pagare le tasse, sia l'insicurezza di essere una partita IVA senza nessuna garanzia. Nunzia, mia moglie, Vincenzo, caro. Nunzia, mia moglie non guida, lei lavora nel pubblico, quindi deve lavorare. La posso accompagnare io? Ci devono essere, se non ci sono mezzi pubblici adeguati, puoi rivolgerti anche nel momento in cui ti fermano, chiedere un'autorizzazione e fare appunto il permesso, diciamo, come accompagnatore, in questo senso, per tua moglie per andare al lavoro come dipendente pubblico. Alessandro, della fase 2 ne servono una decina, almeno per stare tranquilli. Beh, la fase 2 serve aprire molte cose per stare tranquille, poi vedremo molte cose perché il paese deve ripartire, ma con moltissima attenzione. Carmine, mi piace la tua onestà intellettuale. Grazie, Carmine. Devo dire che è stata una caratteristica che ho pagato molto, ma non ci rinuncio. Perché è la forza di ognuno di noi essere umili e essere onesti intellettualmente, anche se esserlo ha un costo e ti può determinare un po' di problemi, diciamo così. Agnello, per la scuola ci saranno grossi problemi. Sì, per la scuola ci saranno grossi problemi. I nostri figli non torneranno a scuola. Mia figlia tornerà in terza elementare, oggi è la seconda, fa la seconda. Vedremo a settembre cosa accadrà. Speriamo che a settembre riprendano e continueremo a esaurirci con le nostre piattaforme che chiaramente, soprattutto per i bambini più piccoli, dell'elementare e delle medie, non sono assolutamente le tante ore di scuola che fanno, compreso il pomeriggio, che consente a questi bambini di studiare, ma soprattutto di studiare tra gli amici. Cioè, la cosa che manca di più, almeno a mia figlia, è stare in classe con la maestra, avere quella socialità che si ha con i compagni di classe, quell'interazione che poi li forma, li fa crescere, li fa compagnia, li fa stare in una comunità. Ovviamente per questi bambini è difficilissimo, anche per i ragazzi più grandi, stare in casa, non avere rapporti e poi fare uno studio a distanza che non sarà mai come lo studio fatto a scuola, onestamente, perché chiaramente è una formazione completamente diversa e
è anche molto più complessa per tutti, dai bambini ai genitori, ai professori che non erano attrezzati a questo. Umberto, Nunzia, la settimana prossima apre il settore auto, ma se la circolazione è limitata, spiegami che senso ha. Ovviamente io credo che molti faranno esperimenti, faranno su molte categorie anche esperimenti per vedere come funziona, come va, perché comunque ogni cosa che si decide nasce da esigenze che vengono poste al governo, ve lo dico per esperienza, dai sindacati, dalle categorie, da gruppi di imprenditori, da gruppi di medici. Ad esempio, andatevi a vedere annualmente o mensilmente quante nascite ci sono. La ragione per la quale hanno aperto i negozi per i bambini piccoli, per i neonati, è perché ci sono talmente tante nascite che nascendo i bambini adesso, molti genitori che non possono neanche chiedere ai familiari perché non ci si può incontrare, non hanno come vestire questi bambini, per questo sono stati aperti. Molti ho visto che hanno ridicolizzato, ma io che ho fatto politica so come funziona. Cioè arriva la richiesta perché ci sono settori che sono in grande difficoltà e che spiegano le ragioni per le quali bisogna ripartire o chiaramente riaprire. Luca, io faccio il meccanico, potrei lavorare, ma il datore di lavoro ci tiene in cassa integrazione. Caro Luca, il datore di lavoro vi tiene in cassa integrazione perché immagino che in questo momento per lui non c'è un grande lavoro e questa è la soluzione migliore fino a quando non si deciderà che appunto dal 4 maggio si ricomincia tutti e per molte persone, per molte ditte è difficile perché pagano grossi fitti, non hanno entrate e quindi magari vai a lavorare però poi non c'è lavoro come meccanico, però loro comunque hanno tantissime spese, con friso chiaramente pagare fitti di officine eccetera eccetera. Cioè è molto complesso, è complesso essere dipendente, ma è complesso anche essere imprenditore chiaramente in questa stagione. Anzi, chi ha smart working, chi ha una cassa integrazione garantita, chi ha comunque un lavoro nel pubblico impiego, un lavoro stabile, oggi è privilegiato rispetto a tutta un'altra parte del paese che è veramente in ginocchio, che è in difficoltà serissima. Sebastiano. Al mare con gabbie trasparenti, che ne pensi? Che pensi del settore? Ho visto la proposta dell'Emilia Romagna. A me non piace, cioè se io devo andare in una gabbia di vetro o di plastica al mare, sinceramente ho difficoltà ad andare al mare così. Che senso ha? E poi che significa? Cioè mi pare una roba che non ha un grande significato. Io comunque attraverserò, uscirò da quella gabbia di plastica per andare al mare e quindi starò in un'acqua in cui ci siamo tutti. Credo che questo non abbia senso. Purtroppo mi dispiace per il settore e quindi, come per tanti altri settori, che chi ha uno stabilimento dovrà rinunciare a metà delle entrate, perché chiaro che se ho 100 ombrelloni ne dovrò prevedere 50 per fare una distanza fra l'ombrellone e un altro. E forse molte realtà sarà che sono tanto piccole, in tante realtà piccoline, anche come spazi per la balneazione, e credo che andranno molto in difficoltà in questa stagione perché gli spazi si devono ampliare molto fra un ombrellone e l'altro, però credo che sia meglio questo, cioè mettersi tra un ombrellone e l'altro a distanza piuttosto che in una gabbietta che sinceramente non ce la farei, io non ce la farei. Gia mi interrompe, che c'è? Non riesce ad andare indietro? Devo chiudere? Come Scusate. faccio a fare Ah, adesso lo stampiamo. Tu intanto leggi e poi facciamo i compiti. Facciamo Non lo altri 10 faccio, l'ho minuti. già Dammi letto. 10 minuti che finisco. Io sono anche mamma, ragazzi. È il bello della diretta. E Gea sta facendo i compiti di religione. Vincenzo, fase 2 con grande attenzione ai deboli. Sì, con grande attenzione ai deboli che sono aumentati. Perché adesso i deboli sono tanti. Sono di più. E ci sono i deboli di salute, ci sono i deboli economici, ci sono i deboli per problemi psichiatrici, ci sono i nuovi deboli, i nuovi poveri, ci sono i deboli che noi dobbiamo tutelare, quindi mi auguro che questo accada. Gennaro, sei una persona che deve tornare al governo. Un bacio a Gennaro. Onofrio, da noi a Bari hanno fatto una multa a una signora che stava accompagnando la moglie al lavoro. La moglie lavora come operatrice sanitaria e lui stava accompagnando sul lavoro a Pasquetta. E purtroppo è così. Cioè, nel senso che loro ti dicono prendi un taxi, prendi i mezzi pubblici e non è consentito uscire in due e accompagnare. Purtroppo su questa cosa
delle regole, le regole valgono per tutti e so che stanno facendo controlli molto serrati, molto duri e molto attenti proprio per portare, insomma, delle regole per strada che siano rispettate. Io dico che se una persona magari non sta bene, è adulta e ha delle difficoltà, insomma, in questo senso dovrebbe essere consentito. Magari proverò a fare una richiesta su questo. Cosimo, secondo me ci sono troppe task force. In che senso? Quali? Di che? Cioè, io quelle che ho visto sono di medici e di infermieri e mi sembra che sia una scelta giusta, non perché sia una scelta di mio marito, assolutamente, ma perché penso che i medici del nord erano assolutamente stremati, come quelli del centro e del sud adesso che avranno bisogno di un cambio, perché conosco tanti dottori, infermieri nel centro Italia e nel sud Italia che sono allo stremo perché lavorano, non abbracciano i figli, vivono isolati in casa rispetto al resto della famiglia, avranno bisogno di una task force che li sostituisca. Se parli di quella del governo, invece io vi devo dire che su questo la condivido, cioè chi ristruttura il debito? In questo paese abbiamo tantissimi professionisti, manager, grandi personalità, molte sono anche andate fuori o sono a capo di aziende importanti, che devono fare una ristrutturazione del debito, cioè noi qua abbiamo bisogno di ristrutturare il paese, per cui se un governo si rende conto di non poter fare da solo e sceglie professionisti di fama indiscussi, penso che sia una buona garanzia per noi, almeno credo io. Max, ci dica della possibilità di un vaccino prossimo. Caro mio, me lo auguro, ma come sai, i tempi del vaccino sono lunghi, molto, molto lunghi. Angelo, Nunzia, ti seguo sempre. Noi artigiani ne usciremo con le ossa rotte. Sì, ne uscirete con le ossa rotte e devo dire che gli artigiani sono un dolore, secondo me, una ferita di questo paese, perché sono tanti. Sono il cuore di questa fantastica Italia, ma sono stati sempre trascurati e oggi sono in grande difficoltà. Mi auguro che in questa emergenza si ricordino di voi. Io avevo un nonno artigiano, per cui so il dolore che vive chi è un artigiano e penso che tutto ciò che riguarda l'artigianato sia eccellenza, e caratteristica del paese Italia. Roberto, l'ultimo e arrivo già perché devo far fare i compiti a mia figlia e quindi vi saluto. Lavoro nella pubblica amministrazione e mi ritengo un fortunato, ma soffro a vedere il paese così bloccato. Sì, è vero, sei un fortunato, come sono fortunati chi ha un posto di lavoro stabile e oggi appunto ha la possibilità di guadagnare comunque. Anch'io soffro a vedere questo paese bloccato, moltissimo. E con questo pensiero ci lasciamo, vi auguro una buona serata in casa, come sempre. Noi andiamo a fare i compiti e poi mi attacco come sempre fino alle 4 del mattino, poi sveglia la mattina per i compiti di Gea, alla mia serie Netflix vis-à-vis. Gea si è infilata nella diretta perché non ne può più e quindi vi bacio. Ciao ragazzi, ciao a tutti.